Após Dal Pago, l'ultimo saluto al senatore Paolo Saviane, scomparso alcuni giorni fa. Un abbraccio collettivo che guarda oltre ai colori politici e che ha coinvolto tutta la comunità. Il valore di Paolo è riconosciuto da tutti, che fosse un amico anche quello ancora di più, quindi a noi ci manca tantissimo e purtroppo è successa questa cosa e ripeto, il valore di Paolo era un valore inestimabile. Avevamo cominciato un ottimo rapporto ultimamente e dispiace primo per lui, per la sua famiglia, per sua figlia, insomma per tutta la comunità che lascia, ma anche per il bellunese, mai come questa volta eravamo tanti e quindi avevamo così questo entusiasmo da poter concretizzare qualcosa proprio per la nostra provincia. Oggi siamo in uno in meno, abbiamo il dovere di impegnarci ancora di più. Anche da posizioni magari di partenza assolutamente diverse, però ci siamo sempre confrontati sulle necessità del nostro territorio. Abbiamo fatto anche la staffetta alla guida del Fondo Comuni Confinanti, quindi un lavoro prima da opposizione governo, poi addirittura in governo insieme, quindi è chiaro che oggi c'è solo il grande cordoglio alla famiglia, a tutti quelli che sono stati vicini e anche un aspetto quasi incomprensibile per la giovane età. Era una persona che amava il suo territorio, amava la provincia di Belluno, il Veneto. Tante volte siamo confrontati in Senato insieme, certamente abbiamo discusso anche in maniera accesa, ma sempre sui temi. Io ho un ricordo bello di una persona caparbia, cocciuta, e, ripeto, sempre per il bene del bellunese e sempre verso gli altri. E non ha mai perso il sorriso anche nella malattia, che teneva per sé, quasi segreta. Paolo pronunciava spesso la parola grazie. Ne riconosceva il valore e la grandezza. La sapeva offrire con delicatezza nei semplici gesti quotidiani. Ogni mattino ringraziava il buon Dio per il dono della vita.